benvenuti benvenuti cari amici siamo ubiti in questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un like e per cui siate generosi con i like naturalmente vi ricordo di iscrivervi con campanella perché sono aggiornamenti veramente rapidi ed in diretta allora eh, oggi andiamo ad analizzare bitcoin ethereum polkadot link cardano e ave Naturalmente vorrei prima andare a vedere, prima di fare un'attenta analisi su Bitcoin che sarà di essenziale importanza, vedere che cosa è successo nelle ultime 24 ore. Allora, andiamo subito a vedere il nostro uh, Bitcoin che fa più 10%, quindi attenzione, siamo fuori pericolo o dobbiamo ancora capirlo. Ethereum più 7%, XRP, oramai game over sembra per XRP meno 1,4, polkadot da tenere sotto occhio. 31% Litecoin 6,5% Cardano 5,6% Bitcoin Cash 5.4% Stellar 1.5% Chainlink 9,1% E poi vi parlerò di Ave perché a me piace veramente tantissimo. Naturalmente, non sono consigli finanziari, ma da tenere anche lei sott'occhio. Oggi più 2,9% Andiamo a vedere subito Bitcoin. Allora, la sua struttura, vediamo qua come si sia formato inizialmente un testa e spalla proprio lo vediamo qua ve lo vado casomai a tracciare se non è chiaro qui abbiamo un testa e spalla vedete qui la testa e qui le due spalle e ora sembriamo essere usciti ok da questa situazione perché se bitcoin avesse perso la spalla fosse caduta sicuramente saremmo finiti in zona 25 barra anche 22.000 e anche dico 20.000 al momento sembra che ci sia un reverse and shoulder, vedete come si sia formata una testa al contrario, sostanzialmente. E se supereremo quello che sciolta mai nuovamente, quindi se dovesse fare una cosa del genere, se dovesse fare una cosa del genere, eh, secondo me siamo chiaramente eh, fuori pericolo. Naturalmente, come vediamo qui, c'è un triangolo, quindi dobbiamo andare a formare questa struttura e se andiamo a formarla siamo fuori eh, pericolo. Quindi reverse and the shoulder per ora che ci porta fuori pericolo. In questo momento siamo a 38.000, quindi non dobbiamo perdere almeno, eh, vi dico subito, i 36.000. Potremmo scaricare un po' fino a 36 per ripartire. Se ritorniamo in questa situazione, quindi nuovamente così, non è bello. Vedremo se la reverse and the shoulder avrà effetto. Per ora sembra di sì. Nel caso ci sarà sempre l'aggiornamento. Naturalmente Ethereum ah, forse è questo. Anche lei ha risposto. Naturalmente Ethereum segue Bitcoin. Per cui anche qua si era formato un test e spalla. Se andiamo a vedere su un'ora. Ethereum e bitcoin sono praticamente una coppia unica. Sono come marito e moglie. Eh, lo vediamo qua chiaramente. Ok. Su Tirium la struttura è un po' diversa perché aveva, si era apprezzato molto di più su Bitcoin. Però, come vedete, eh, Bitcoin aveva dampato a 30.000 e eh, Tirium ha risposto a 900 dollari. E ora anche qui abbiamo una reversal. Vediamo un po' più debole, però vediamo se anche Tirium riuscirà a passare i suoi massimi diciamo di adesso e magari anche rispetto a quelli del 2017 se bitcoin continua la sua corsa e sembra di sì sembra bello bull anche non potrà farcela per quanto riguarda Polkadot un mondo a parte oserei dire perché Pol Polkadot sta facendo veramente cose assurde dal mio punto di vista ma penso per tutti ha preso un più 31 in giornata ma riscaricherà un po' oggi probabile me lo auguro per lei ma se andiamo a vedere la struttura Polkadot è chiaramente Bull uh, In molti dopo questo, questa cosa qui Avevamo raggiunto i 10, siamo stati respinti Su Polkadot siamo finiti a 7, quindi un meno 30% Ma vediamo come adesso Polkadot si sia veramente ripresa Quindi Polkadot che è fortemente Bull E questo può essere un chiaro segnale di inizio uh, al season Vi ricordo che l'all season è ancora iniziata perché Bitcoin non sta lateralizzando, però, però, quando vediamo Polkadot che fa queste prestazioni, Stellar che fa le sue prestazioni, Ave che ne fa altre, Cardano che sta tornando, Chainlink anche, eh, occhi aperti, questa cosa qui. Per quanto riguarda Link, andiamo a vedere Link, secondo me interessante, addirittura si parla di 100.000 dollari. No, scusate, di 100 barra 1000 dollari in futuro. Quindi, qualche link io me lo prenderei. Giusto così. Naturalmente, non è detto. Pensate che quest'estate io me lo la ricordo l'avevo preso tipo a 2 dollari. Quindi, od odlare queste queste icone secondo me ci sta sempre. E naturalmente, ricordo sempre: gestione emotività sulle del dolore eh, dovete sbattervene ok sostanzialmente per, per arrivare in alto bisogna sbattersene e non bisogna pensare come le persone comuni per cui ODL anche su uh, Chining vediamo anche qui bella prestazione di Chine che dai suoi massimi sostanzialmente aveva fatto dopo un, un 12 dollari per quanto riguarda il 2021 e vediamo come ora Chine si sta riprendendo fortemente egregiamente e direi che anche Chain la vedo bene, la vedo bene perché potrebbe andare a chiudere questa struttura qua andiamo subito a vedere quindi potrebbe fare una cosa simile naturalmente se Bitcoin lateralizza eh, me lo auguro almeno per un po' e magari poi per andare a prendere i massimi ok quindi Bitcoin potrebbe fare una cosa così anche se spero che faccia una cosa simile Naturalmente se Bitcoin dovesse dampare saranno delle ottime aree di buy Per ora abbiamo visto come queste zone siano comunque sempre comprate da qualcuno, ok? Quindi sembra che il prezzo sia spinto e ci siano istituzionali che comprano sempre. Per cui un piano d'accumulo su, su queste coin secondo me è interessante. Per quanto riguarda appunto China, parlavamo del fatto che potrebbe andare uh, su e quindi passare, ok, i 18 dollari. Penso che se, se passerà i 20 dollari uh, su Chine, uh, potremo veramente vedere delle belle. E per i prossimi anni ho belle, belle prospettive, quindi me li tengo là. Per quanto riguarda Cardano, a Cardano attenzione perché sta, fa sta facendo veramente delle prestazioni uh, assurde. Cardano che uh, per quanto riguarda il 2021 ha un'ultima mai di 0,35, naturalmente ricordiamo il suo ultima di sempre 1,20. Eh, coin molto volatili Vedete qui 0.23 Da 0.35 un secondo Però anche questa è bella bull Infine Per quanto riguarda sempre la DeFi eh, Mi piace tantissimo AVE Guardate qui che struttura Veramente secondo me questa è una struttura Non bull di più eh, Naturalmente bisogna capire Dove potremmo fermarci Ma secondo me il target potenziale Da qui al 2021 possono essere I 1000 dollari Ok perché ha una market cap di un miliardo e mezzo, guardate qui quanto bui siamo. Ha una market cap di un miliardo e mezzo, è sostanzialmente grande progetto per quanto riguarda la defi di, di, di concessioni di prestiti e anche di poter maturare interessi. Con collaterali, che naturalmente vi dovete dare un collaterale in cripto che deve essere circa il doppio del prestito, perché noi sappiamo che le cripto sono volatili. E tra l'altro, progetto italiano. Quindi, progetto che mi piace, naturalmente. Tutte queste coin non sono così finanziari Io vi dico sostanzialmente le coin che più mi piacciono. Naturalmente, poi ho anche dei progetti segreti che vengono eh, rivelati solamente nel gruppo premium. Come sempre, che se volete, vi potete iscrivere. È nel gruppo Telegram gratuito. ok. Nel gruppo Telegram gratuito non si parlano di progetti sostanzialmente, ma eh, si può ok, discutere. Si può scrivere, eh, gruppo libero ed indipendente, assolutamente democratico. Chi vuole può scrivere di tutto, mentre sul gruppo Premium un, gruppo, un progetto al mese con anche sostegno in particolare emotivo. Per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di iscriverti al canale, di lasciare un bel like e ci rivediamo presto.